intervento sarà in due parti e quindi in due video. La prima parte sarà sulle sue affermazioni che il Corano è pieno di errori. E per confermare ciò, egli ha parlato della lettura Hafs come se fosse una variante del Corano e non una lettura dell'unico Corano che è sempre esistito e che Allah ha protetto nei secoli da ogni tipo di corruzione. Vi dirò come, il come in seguito. Ci sarà poi una seconda video dove replicherò sul suo approccio alla cristologia nel Corano e nella Bibbia. In questo video ho spezzato l'intervento di Francesco Maggio in diverse parti. Prendiamo per esempio il Corano di Bausani. Il Corano Bausani riporta questa dicitura e dice: la presente traduzione è condotta sul testo arabo dell'edizione cairina, che viene da Cairo, di Re Fahud I nel 1923. Vedete, lo scrive qua il Corano proprio, la quale segue la lettura di Hafsa. Poi abbiamo questo. Ecco, naturalmente il Corano di Bausani, uno dei migliori Corani che ci sono in circolazione, ma non è l'unico. C'è poi il Corano della Ukoi, della edizione Ukoi, curato da Piccardo, che anche loro attestano le mie parole. Quindi, amici musulmani, non sto sparando sassolini qua. Allora, dice così: il Corano intorno al 23 sarà prodotta dalla Biblioteca Nazionale del Cairo l'edizione scientifica più aggiornata su incarico del re d'Egitto Fuad I, pagina 19. Poi abbiamo un altro Corano, naturalmente, un'altra edizione, anche loro, vedete, c'è quindi un riconoscimento ufficiale su questa cosa del 1923. Dice: ho condotto la presente traduzione sull'edizione critica del Corano pubblicata al Cairo nel 1923 sotto il patrocinio del re Fuad I d'Egitto. Anche nella divisione, eccetera, eccetera, ho seguito la stessa edizione. Poi non abbiamo soltanto questo, abbiamo anche questo libro scientifico, vedete, The Quran in the Historical Context, che riceve l'imprimatur dal Vaticano, riceve l'imprimatur dal Vaticano, e scrive un esperto che il Corano verrà pubblicato per la prima volta nel 1923 in Cairo, la prima volta in Cairo, la versione ufficiale. Un'edizione che si estenderà, si propagherà finché diventerà il testo ufficiale. Inizialmente la pubblicazione di questa edizione era puramente indirizzata all'Egitto, ma il lavoro andò talmente bene, organizzato da Mohammed bin Ali al-Husayni al-Haddad, che finalmente divenne il testo di riferimento per tutto l'Egitto. E poi arriva naturalmente al re di Arabia Saudita. Quindi il Corano che noi abbiamo oggi, amici musulmani, e che voi state leggendo, è quello più vicino alla mia età. Quindi 14 secoli lontano dai fatti. Riflettiamo, poniamo mente. La Bibbia noi non abbiamo aspettato 14 secoli per averla tra le mani. Ci sarà un'altra bella edizione nei prossimi giorni per fare una cosa estesa sulla Bibbia. Ora, le fonti del Corano. Come è accaduto? Cos'è accaduto prima del 1923? Perché siamo arrivati al 1923? Perché, dunque, dopo la morte di Mohammed, iniziarono i tre califfi a cercare di fare una riunione di questi manoscritti. Per dirla brevemente, molto brevemente,
non ci riuscirono. Ci furono varie situazioni molto difficili. Il terzo califfo, Uthman, siamo verso il 670 circa, 30-40 anni dopo la morte di Maometto, tentò l'impresa quando si accorse, sentì dire che in Arabia, in quattro province, in quattro città, c'erano quattro letture, rendimenti di letture diverse del Corano. Ma questo è comprensibile, perché il Corano al tempo di Uthman, la scrittura araba non era sviluppata. Quindi il Corano presentava soltanto le consonanti, addirittura le consonanti senza i puntini per differenziare la N, per differenziare la B, per differenziare la T e altro. E quindi si chiamano i segni diacritici. Erano solo consonanti e senza vocalizzazioni, naturalmente. Quindi che vi faccio ascoltare prima e poi darò via via le mie repliche dal mio punto di vista islamico a ciascuna di queste parti. Eccovi perciò la prima parte delle sue affermazioni. e questa sera vedremo il tema della cristologia nel Corano versus la cristologia nella Bibbia. E con umiltà cercherò di entrare nell'argomento dimostrando quali sono i versetti che il Corano in lingua araba non sono stati tradotti correttamente, che sminuirebbero, a mio parere, ulteriormente la figura di Gesù. Su questo punto possiamo essere d'accordo, perché è vero che le traduzioni in altre lingue che la lingua araba, ossia la lingua originale del Corano, siano fedeli al senso arabo. Perciò bisogna prendere con le pinzette ogni interpretazione del Corano in altre lingue. Però vedremo questo via via che proseguiremo in questo confronto. Siamo qui per questo. Anzi, Dio ha voluto, ha permesso che il popolo arabo venisse in Europa anche perché queste cose, che sono naturalmente motivo di incomprensioni, possono finalmente, sedendoci intorno ad un tavolino con un caffè, parlare insieme. In effetti, come vedi il versetto coranico che sta scorrendo, Allah ci invita al dialogo con voi cristiani e con gli ebrei. E per voi cristiani, esiste un appello chiaro e sincero al dialogo con noi musulmani? Tavolino con un caffè parlando insieme. Quindi io voglio premettere che non ho nulla contro una persona, contro le persone, solo per la verità, come i musulmani sono per la verità, quindi siamo pari, ecco. Anche noi siamo per la verità. Basta che questa sia accompagnata da prove indiscutibili, cosa che non abbiamo visto nel tuo intervento, che comunque ora dettagliamo. Ci sono stati nei secoli degli errori di trascrizione del Corano, su questo non c'è dubbio. E anche durante il periodo dell'uso della stampa moderna, iniziata nei tempi del re Farouk d'Egitto, ci sono stati degli errori di stampa che sono state reperite e che hanno costretto il ritiro di quella partita di Corani e la loro sostituzione con stampe nuove e corrette. La protezione che Allah ha avuto nei confronti del Corano è che egli ha esortato i fedeli a impararlo a memoria. Guarda il versetto che lo impone ad ogni credente. Dopo questa spiegazione semplice e logica, possa ancora avere dubbio che il Corano non poteva essere corrotto nei secoli, perché
memorizzato da un gran numero di cittadini del mondo islamico. Il primo hafiz del Corano al mondo fu il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che non sapeva né scrivere né quindi leggere. Come è giunto fino a oggi il Corano? Il Corano ufficialmente, per la prima volta, è stato canonizzato ufficialmente sul livello mondiale nel 1985. Significa 35 anni fa. Io ho più di 60 anni, quindi sono un po' più grande del Corano. Si tratta del testo, questo testo, che è stato naturalmente convalidato come il Corano quello giusto, in Arabia Saudita nel 1985 dal re Fahd. Sono tutti documenti online questi qua, Sinceramente parlando, non ho mai letto o sentito cose così di basso rilievo nella mia vita. Anche i peggiori orientalisti che hanno per decenni tentato di trovare una via per mettere in dubbio la conformità del testo coranico di oggi con quello dei tempi del profeta, hanno fallito. Dire che il testo coranico è stato canonizzato ufficialmente a livello mondiale, addirittura nel 1985, è semplicemente ridicolo e dimostra la tua piena ignoranza sulla storia dell'Islam e del Corano in particolar modo. Tu hai insinuato così che i Corani di prima del 1985 erano diversi nel testo da quelli precedenti, e questa è la più grande menzogna mai sentita detta in una video o in pubblico. Cosa è successo nel 1985 in Arabia Saudita? Fu inaugurata la più grande tipografia al mondo per la stampa del Corano in tutte le sue letture, sia Hafs che Warsh, nonché la traduzione del Corano in diverse lingue e la loro stampa. Né il re Fahd né gli addetti alla tipografia avevano autorità di decidere di aggiungere, togliere o correggere nulla che hai affermato qua, di portarci una prova che dimostri che il Corano prodotto nella tipografia di Re Fahd è diverso da quello stampato per la prima volta in tipografie moderne durante il regno di Re Farouk d'Egitto, o diverso di quello dei tempi del califfo ottomano. Solo così le tue menzogne possono acquistare credibilità. Per ora hai detto solo menzogne grossolane che non sarai mai in grado di confermare. Hai detto che hai tutti i documenti che comprovano la tua grossolana menzogna, e cioè che il Corano fu convalidato e decretato canonico dal re Fahd solo nel 1985. Ebbe tanto successo il manoscritto di Hafsa, ebbe tanto successo e fu talmente conclamato dagli studenti, dal popolo egiziano, che la voce arrivò in Arabia Saudita al re Fahd, e nel 1985 decisero naturalmente di adottarlo come testo universale di tutti i musulmani. Oggi quasi tutti i musulmani, in gran percentuale, in grande numero, leggono il Corano in arabo. Io parlo di arabofoni qua, parlo di persone che parlano arabo. Gli arabofoni leggono il Corano di Hafsa, e le traduzioni dei Corani in tante lingue internazionali sono tratti dal manoscritto di Hafsa. Hai detto che hai tutti i documenti che comprovano la tua grossolana menzogna, e cioè che il Corano fu convalidato e decretato canonico dal re Fahd solo nel 1985. Il Corano, prima di approdare in Arabia Saudita nel 1985, iniziò l'elaborazione di questo Corano nel 1923 il re Farouk ibn Fahd, e hanno scelto il manoscritto di Hafsa tra tanti altri manoscritti che
le cui letture e rendimenti vocali si chiamano Qirat in arabo, Qirat, erano diverse a quel tempo nell'VIII secolo. Vedi, continui a dire bagianate, ossia cose non vere, da te inventate intenzionalmente o allora frutto della tua ignoranza della storia del Corano. Hafs era un recitatore del Corano e non un redattore del Corano. Iniziò l'elaborazione di questo Corano nel 1923 il re Farouk ibn Fa'ud. E perciò il re Farouk ha soltanto convinto Al-Azhar, che sarebbe il rettore della grande università islamica Al-Azhar, che era la più, perché la più importante per il gruppo della Sunna. Quindi ha convinto Al-Azhar a accettare la prima stampa nella storia del Corano in tipografia moderna. Al-Azhar e non il re Farouk aveva confermato la recitazione Hafs del Corano. E perciò la stampa del Corano egiziano era fatta con una lettura, Qira'a, e non Qirat. È una Qira'a, Hafs, che usa delle articolazioni delle parole in un certo modo. Eccovi intanto, come esempio, la lettura del primo capitolo del Corano in recitazione Hafs, nella prossima video che ci farà vedere lo stesso capitolo letto con la recitazione Warsh. Ma il testo è rimasto lo stesso come quello del periodo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tranquillizzati perciò, caro amico, nulla è cambiato nel testo da 14 secoli. Dalla storia islamica come trasmesse dalle più autorevoli e stimate racconte di Hadith a disposizione di tutti sulla rete, si apprende che dopo la morte di Maometto nel 632 morirono centinaia di recitatori del Corano che lo ritenevano a memoria, morti nelle battaglie di Yamama e con loro perdute per sempre un numero imprecisato di versetti del Corano, prima maniera recitato da Maometto. L'affidarsi dunque alla memoria si è dimostrato fallimentare nella storia islamica, inizialmente al punto che il primo califfo acconsentì alla prima stesura scritta per preservarne il più possibile il ricordo delle sure. Nascerà la prima vulgata del Corano, che verrà soppiantata 20 anni dopo dalla seconda vulgata del califfo Uthman a causa di troppi recitatori a modo loro. Questo è il riassunto sintetico. Quindi questi 35 Corani in arabo leggermente diversi spinsero il governo egiziano ad una drastica soluzione. Il governo egiziano decise di raccogliere tutte queste varianti, che erano causa di animate discussioni, e sprofondarono tutte queste varianti nel Nilo, proprio nel Nilo, nel fiume Nilo, le hanno sprofondate in acqua. Quindi il Corano che noi abbiamo oggi, amici musulmani, e che voi state leggendo, è quello più vicino alla mia età. Quindi 14 secoli lontano dai fatti. Per adottare finalmente una versione universale per tutti gli studenti della città di Cairo. Non siamo solo per l'Egitto, questo era solo inizialmente per la città di Cairo. E quindi avevano adottato il re Farouk ibn Fa'ud, Farouk ibn Fa'ud, primo, perché poi ci sarà il secondo, decisero di selezionare la scrittura, il manoscritto di Hafsa, come la più credibile.
e così adottarono il campione di Hafsa, che risaliva all'VIII secolo d.C. Il Corano secondo Hafsa avrebbe formato e uniformato, normato e uniformato i musulmani degli studenti della città di Cairo. Nasceva in quel modo nel 1923, diciamolo, la prima volgata del re Farouk ibn Fa'ud I dal manoscritto di Hafsa. Come possono accertarsi che non vi è neanche un iota di diverso? Cioè, semplice, basta ritornare alla memoria di Hafsa e il problema è risolto. Gettare i Corani nel Nilo non è opera di musulmani, e perciò le tue informazioni a questo proposito sono false. Sarebbe blasfemo gettare i Corani in un fiume, anche se contengono piccolissimi errori. Ma quando Uthman fece questa copia del Corano, prima dovete distruggere le copie che differenziamo, che erano diverse di lettura, appunto solo consonanti senza seguire, e quindi secondo me questo è quello giusto. Ha preso tutti i Corani che erano naturalmente in circolazione e li ha bruciati, li ha arsi. Dovete diventare educati con le hadith locali, quindi che trovate questa cosa. Narrato da Anas bin Malik, volume 6, hadith 510 di Al-Bukhari. Hudhayf bin al-Yaman è venuto a Uthman nel momento in cui il popolo di Sham e il popolo dell'Iraq stavano facendo guerra per conquistare l'Armenia e l'Azerbaigian. Hudhayf aveva paura delle loro differenze nella memorizzazione del Corano e nella recitazione del Corano a memoria. Così disse a Uthman: o capo dei credenti, salva questa nazione prima che essi differiscano nel Corano come gli ebrei e i cristiani. Così Uthman inviò un messaggio ad Hafsa dicendo: inviaci i manoscritti del Corano così che possiamo compilare il materiale del Corano in copie perfette e restituirti i manoscritti. Hafsa lo inviò a Uthman. Uthman poi ordinò a Zayd ibn Thabit per scrivere i manoscritti in copie perfette. Uthman ha detto ai tre uomini di Quraysh in italiano: in caso di disaccordo con Zayd ibn Thabit, il compilatore, su qualsiasi punto del Corano, scrivetelo nel dialetto dei Quraysh. Il Corano è stato rivelato nella lingua dei Quraysh. Lo hanno fatto e quando avevano scritto molte copie, Uthman ha restituito il manoscritto originale ad Hafsa. Uthman inviò ad ogni provincia musulmana una copia di ciò che aveva copiato e ordinò che tutto il resto del materiale coranico, sia esso scritto in manoscritti, frammenti o in copie intere, venisse bruciato. Questa hadith attesta lo smarrimento di gran parte di un capitolo del Corano, segno che la memorizzazione non funzionava veramente.